È la Germania la terra promessa per i giovani italiani, in particolare per i laureati sotto i 34 anni ancora in cerca della prima occupazione. Complice la situazione economica del bel paese e la mancanza di risposte occupazionali da parte della politica, in Italia il tasso di disoccupazione giovanile tocca il 40% e sono sempre di più gli italiani iscritti ai corsi di lingua tedesca. Neoingegneri, architetti o laureati in lingue, le figure professionali pronte ad abbandonare la propria terra in cerca di un'occupazione. Non so se studio per pensare un futuro definitivamente localizzato in Germania, oppure se sto pensando solamente a un percorso di formazione. Si parla di tanti ingegneri che riescono a trovare lavoro facilmente in Germania, anche perché c'è un'industria abbastanza sviluppata lì, no? È molto triste dover lasciare il posto in cui si è cresciuti, però non possiamo limitarci, non possiamo pensare di dover rimanere qui, la situazione è critica. Al dato relativo alla fuga dei cervelli ha cercato di rispondere il neo ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza con un appello a non emigrare in cerca di lavoro lanciato questa mattina agli studenti delle scuole di Napoli durante un tour istituzionale nel capoluogo campano. Sogna il nostro dovere come governo è quello di far sì che questi giovani non debbano scappare per realizzarsi professionalmente, umanamente e moralmente, ma possano anche restare. Io non sono contraria al viaggio e all'uscita, io stesso ho viaggiato molto. Ma penso che dobbiamo anche favorire per le condizioni, creare le condizioni perché questi bambini, queste persone una volta adulti possano restare e anche dare a questo territorio che merita di più. Ma è proprio al sud che si riscontra un aumento di giovani che vanno a lezione di tedesco. Cresce l'interesse dei giovani napoletani per il tedesco? Sicuramente sì, e non soltanto per Napoli, ma anche dai dintorni. Dai dintorni abbiamo una grossa risposta dalla campagna in genere. Se la situazione non cambia in Italia...